un fisico asciutto, una statura al di sopra della media, un volto nobile pieno di fascino, lo sguardo dritto e acuto, con un fondo di ironica malinconia. Riusciva a trasmettere agli altri il proprio senso del pudore, di modo che nessuno in sua presenza Poteva permettersi certe libertà di linguaggio consuete nell'ambiente giornalistico. Quello che lo distingueva e lo rendeva unico era proprio il suo equilibrio. Esteriormente poteva apparire semplice, naturale, tipico prodotto di un temperamento costruito attraverso l'educazione familiare ed in seminario. una formazione religiosa in una congregazione molto specifica molto mirata negli scopi, nella preparazione, molto moderna ma anche impegnata a superare le difficili prove attraverso una pedagogia rude, autarchica, necessaria che deve formare e mandare subito nel mondo apostoli di tipo nuovo, padroni delle tecniche di comunicazione di massa così lontane dalla tradizione cattolica anche del XX secolo. Zilli era stato un bambino e poi un ragazzo molto vivace, ma determinato prestissimo ad abbracciare la vita religiosa. Nato in un piccolo paese dell'Abruzzo, Fano Adriano, il 21 ottobre del 1921, a 12 anni, aveva fatto domanda di essere accolto fra i benedettini di San Paolo a Roma, ma era stato respinto, perché figlio unico. Quindi andò ad Alba a studiare sotto il paterno e severo sguardo di Don Alberione. E poi a Roma dove? Durante la guerra ebbe la tentazione di ricordarsi di essere figlio unico. Eh sì. E fu quando un giorno andarono a trovarlo i genitori, letteralmente spogliati di tutto, dal passaggio devastante della guerra. Vederli in quello stato risvegliò in lui la solidarietà familiare. Come poteva pensare di rimanersene tranquillo, protetto dalla sua appartenenza religiosa, sfamato e scaldato in un comodo convento quando i genitori potevano aver bisogno delle sue braccia e della sua intelligenza? Ma il padre gli disse: Giuseppe, non voglio sentire questi discorsi, io non ti riconosco più. Hai scelto una strada e devi seguirla fino in fondo. Nel 1954 approdò alla redazione di Famiglia Cristiana. Eh, inutile domandarsi che cosa sarebbe stato oggi quell'editoriale se la scelta fosse caduta su un altro direttore. Don Gilli creava quella rivista con pochissimi aiuti interni e pochissimi collaboratori esterni. Non esisteva una redazione vera e propria, non c'erano inviati. Il direttore era anche il redattore, l'amministratore, l'autista di se stesso e spesso anche il fattorino. E quando quel prete alto, sorridente e gentile, educato ma sicuro di sé, entrava in un giornale, in uno studio fotografico, nell'ufficio di un manager con quella sua eterna borsa in mano, era pronto a qualunque tipo di discorso, e con chiunque, questo era il suo segreto. E gli riusciva ad essere se stesso sempre, in ogni circostanza, pur accettando di adattare il proprio modo di esprimersi alto a un livello di comprensione e di risposta dei suoi interlocutori. Quando fu sicuro di essere in grado di poter dialogare con tutti, capì che era arrivato il momento di mettersi in proprio, anche nell'unica ultima funzione che ancora gli mancava come direttore, quella di tenere personalmente la rubrica di corrispondenza con i lettori. I colloqui con il padre dovevano diventare il segno indelebile, incancellabile della sua presenza nella storia di famiglia cristiana. Passarono sotto la sua diretta responsabilità alla fine degli anni Sessanta, quando ormai era preparato un compito di delicatezza estrema. Certo, ora è facile dirlo. Ma allora, a concilio appena concluso, e certo lontano dall'essere stato assimilato da tutta la comunità cattolica, scegliere un linguaggio, uno stile nuovo, moderno, quotidiano, per avvicinarsi ai problemi della gente, del popolo, ah beh, era un gesto di grande coraggio. Le lettere al padre sono l'aspetto pubblico più brillante della lunga opera di Don Zilli, che ha segnato non solo l'editoria italiana, ma l'intera storia della comunità cristiana di tutto il mondo. La gente in certi momenti è sollecitata da questioni di morale familiare, sessuale. Il giornale tradirebbe se stesso se chiudesse l'occhio su questi uomini, su queste donne che come il ferito di Gerico giacciono ai bordi della strada, in attesa anche solo di una parola di orientamento anche solo di un conforto. Il pretendere di parlare loro in termini nobili e magari dogmatici non avrebbe alcun senso. Sarebbe un discorso che troverebbe occupato il telefono in arrivo. Questo è il senso della sua eresia creativa. Morì da riccia la sera del 31 marzo del 1980, colpito da infarto, al termine di una riunione del capitolo generale dei Paolini. Aveva scritto come suo solito, a penna, quello che sarebbe stato il suo ultimo intervento. Un manoscritto di quattro fogli che, come fosse un, un bilancio inconsapevole della sua esperienza umana, iniziava proprio con queste parole: Io sono un uomo soddisfatto, molto soddisfatto della mia vita. Lei, la Nessa Gravina, legge Giuseppe Zilli sulle note del maestro Arturo Valiante. Ancora un applauso. Signore e signori, buonasera e benvenuti in questo tondo di bellezza che è l'eremo dell'Annunziata qui a Fan Adriano, dove tra poco la Notte Fanese ci ditieggerà con un trapunto di stelle. Siamo qui per Don Giuseppe Zilli, ma chi era Don Giuseppe Zilli? Beh, Don Giuseppe Zilli, come abbiamo sentito proprio adesso dalle parole di Vanessa Gravina, Nasce a Fano Adriano il 21 ottobre del 1921. Entrato ragazzo nella società San Paolo, la congregazione religiosa fondata da Don Alberione, vi compie i suoi primi studi fino all'ordinazione sacerdotale avvenuta proprio qualche giorno fa del 1947, il 3 agosto, 74 anni fa. Licenziatosi poi presso la Pontificia Università Gregoriana, fu per alcuni anni professore di filosofia presso il Liceo Paolino di Alba, provincia di Cuneo. E nel 1954 gli venne affidata la direzione di Famiglia Cristiana che diresse fino alla morte. Sono cresciuto con la rivista, soleva dire. Famiglia Cristiana era la sua vita. Questo ha scritto uno dei suoi giornalisti. Chi lo ha conosciuto, chi ha lavorato con lui, milioni di persone che per un quarto di secolo hanno seguito la sua, la sua opera, sanno che era molto difficile distinguere in Donzilli il sacerdote dall'uomo e anche dal giornalista. Fondatore e direttore generale della Periodici San Paolo, come oggi è denominato il gruppo Periodici Paolini, ha dato al mondo cattolico con famiglia cristiana un giornale ammirato e diffuso come nessun altro nella storia del giornalismo cattolico. Ha creato anche altre testate, tra cui il mensile di informazione e cultura religiosa. Jesus, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha dato vita, pensate, anche a una radio e una televisione. Fermato poi, la vigilia di Natale del 1978, da un gravissimo incidente stradale, era però presto tornato con tenacia al suo lavoro dopo aver sostenuto pesanti interventi chirurgici. Concluse la sua opera solo con la morte, avvenuta il 31 marzo del 1980, era un lunedì santo, come abbiamo sentito durante una seduta del capitolo generale dei Paolini. Probabilmente a causa dell'incidente. Questo era Don Giuseppe Zilli, ma lo conosceremo ancora di più e meglio durante il proseguo della serata. Adesso invece chiamo subito a raggiungermi qui sul palco il sindaco di Crognaleto Giuseppe D'Alonso in quanto Cronaleto è comune capofila dei 23 comuni di Abruzzo del Vivo inclusi nell'area. Della, del cratere. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera Sandro, buonasera a tutti voi. Beh, io credo che dipingere di più di quando è stato dipinto l'eremo colle di, dell'annunziata con le parole di Sandro Grazie. e di Vanessa non credo che ci sia altro da aggiungere. Però eh, una precisazione la devo fare, cioè una lode la facciamo al sindaco, io adesso rischio di rubare qualche battuta a Luigi perché insomma mi scuso ma il saluto iniziale viene dal fatto che poi ho un altro impegno e devo presiedere a una premiazione eh, alcune cose devo dirle, intanto ringrazio i 23 sindaci, tutto ciò è stato fatto grazie a questa intuizione, parlavo prima con l'onorevole la nostra parlamentare europarlamentare Luigi, eh, Luisa Reggimenti, eh, dell'intuizione dei sindaci di mettersi insieme e ragionare su come salvaguardare e rilanciare questi territori eh, Don Giuseppe Zilli lo ha fatto nei tempi fondatore di Famiglia Cristiana, saluto Don Antonio a nome dell'intera redazione di Famiglia Cristiana. Eh, noi lo stiamo cercando di imitare, abbiamo messo insieme i 23 territori e non solo su coniugando cultura e ambiente. Guardate che eh, il cartello di Abruzzo dal Vivo di quest'anno va proprio in quella direzione. Abbiamo coniugato la cultura con l'ambiente e sta uscendo veramente un prodotto di qualità. Questa sera ne, ne è la dimostrazione, abbiamo visto il lago di Campotosta, abbiamo visto ad Elce e tutto ciò è stato possibile grazie all'intento dei sindaci di stare insieme, lasciare i campanili e le casacche. Ma unirsi con un solo obiettivo cioè quello di rivalorizzare questi territori non solo, solo con la ricostruzione eh, proprio strutturale ma anche con il tessuto sociale che manca sempre più in questi eh, bellissimi ambienti questo è stato possibile ripeto, e poi siamo andati anche oltre abbiamo ragionato su un prodotto diverso unico gran sasso che insomma non è questa la serata eh, ma eh, abbiamo anche coniugato le sinergie del territorio saluto il presidente della fondazione Tercas che insomma ci ha accompagna in questo percorso e se questo è stato possibile così come tanti altri eventi e grazie anche alla fondazione e al suo presidente di Sante eh, Luigi grazie veramente un'intuizione una lode ti va fatta non per campanile non per disponibilità ma insomma hai capito che cosa significa coniugare sinergia con cultura e ambiente e questa sera nella dimostrazione grazie scusate se vado via grazie sindaco grazie grazie di cuore anche un amico, ci troviamo in una veste ufficiale, però è davvero un caro amico. E sono tutti luoghi questi che puntuano l'area interna del Teramano: uno più bello dell'altro, davvero. Un patrimonio di bellezze, non solo paesaggistiche, ma anche architettoniche, di emergenze eh, che davvero lasciano, fanno gocciolare piacevolmente il cuore, davvero. Torniamo però a Don Giuseppe Zilli che è il grande protagonista della nostra serata. E ogni essere umano è prismatico, assume cioè una funzione, molto spesso la si conosce per quella, ma ci sono poi gli aspetti più intimi, quelli che normalmente costituiscono delle pagine di un libro da sfogliare con, con cautela. E allora, prima di parlare di Don Giuseppe Zilli come... Direttore editoriale anche come uomo di cultura, vorremmo proprio ricordarlo nella sua veste, come dire, intima, familiare, quando veniva proprio qui a Fano Adriano a trascorrere le vacanze oppure a visitare amici e parenti. E lo facciamo con un ospite d'eccezione che con don Giuseppe Zilli ha avuto un rapporto molto molto intenso e quindi invito a raggiungermi qui sul palco Carlo Bertotti, Carlo Bertotti che sta arrivando, intanto voglio ricordare che Carlo Bertotti non è abruzzese, Carlo Bertotti è torinese, eh? ne è, è un torinese, eh? però abita a Milano, ecco qui Carlo che ha un passo, un passo atletico, lo si può vedere. Buonasera, buonasera Carlo, buonasera, a tutti. buonasera, io penso di potervi dare del tu, ci siamo certo, sentiti certo, prima. Certo. Benvenuto qui, eh, naturalmente questo è un luogo che appartiene, che appartiene anche a te. E allora, caro Carlo, noi ci spostiamo un po' qui, ecco ci mettiamo proprio qui, ecco qui abbiamo Don Giuseppe Zilli mh, e... Eh, Diciamo così, tu Carlo hai avuto un, un rapporto diciamo, bello, intenso, con Don Giuseppe lo hai, lo hai conosciuto, lo hai incontrato spesso. Eh, vogliamo un po' condividere con te alcuni tuoi ricordi, cominciando dal primo che puoi, che puoi darci. Ma allora, noi lo chiamavamo Zilli, comunque Don Giuseppe, perché quando venivamo qua a fa, Fano tutti lo chiamavano Don Giuseppe. È entrato nella mia famiglia fin da quando io ne ho memoria. Mi ricordo che la prima volta che siamo venuti qui a Fano era nel 72, io avevo otto anni e conoscevamo Zilli da, da tantissimo perché ehm, i miei genitori lavoravano a famiglia cristiana, mia zia lavorava a famiglia cristiana. E lui, insieme ad altri Paolini: Don Zega, Don Gratilli, eh, Fratelli Micocci insomma, tutta la congregazione dei Paolini, eh, venivano spesso a casa nostra a cena. Due tre volte alla settimana, e, e quindi io bambino mi ricordo di, di, di tutti questi sacerdoti che poi, in realtà, nessuno portava al clergyman, nessuno. Era, erano in borghese, erano degli uomini, per un bambino erano degli uomini e non dei sacerdoti, e, e me ne ricordo nitidi e zilli più di tutti perché, perché era un uomo molto particolare, era un uomo di un'umanità travolgente, non parlava tanto, ma quando parlava lasciava un segno indelebile. E Per me è uno di famiglia, eh, lo ricordo nei, nei miei anni, eh, di tutti gli anni 70, ogni estate eravamo qui e quando lui arrivava qui era, era sempre un evento, un piccolo evento, perché comunque radunava tutti i parenti, i cugini, c'erano Tantissimi cugini, e ogni tanto organizzava dei, dei pranzi eh, nella sua casina giù a Villa Moreni. E, che dirvi, non ho mai conosciuto qualcuno che non sia rimasto colpito dal suo, dal suo carisma, dal suo, dal suo modo di fare. Eh, riusciva a essere. Intanto, guarda, stanno. Ecco, questo è, uno di quei pranzi, questo è uno di quei pranzi mm. nella sua casina. E ci sono tante persone che... Io sono quel bambino vicino a Ernesto, il figlio della comare Caterina con la camicia a scacchi qui. E poi, poi c'è Federico, c'è i servi, i suoi cugini. Mia zia era, perché non c'è più, quella signora La Terza da sinistra. E lei ogni estate ci portava qui a Fano. Dal 72 all'80 siamo venuti tutte le estati e stavamo qua da giugno a settembre, non ci schiodavamo da qua. Ecco, questo qui sono io, accanto a Ernesto, dietro c'è Enella e la, la comare Caterina. Mi ricordo distintamente tutti i volti. È un album di famiglia, questo sostanzialmente per te, sì, Carlo. Sì, eh? sì, sì. Così come questo ecco tondo Zilli. di bellezza, come l'ho definito io, è un tondo nel quale tu ti sei mosso da bambino, adunando dei ricordi molto, molto belli, grazie, grazie a Don Giuseppe Zilli. Ma quest'estate, quando, allora, quando sono arrivato oggi, ero con Maria eh, giù al bar e vedevo tanti bambini, e mi sono ricordato che. È sempre stato il paese dei bambini, mi ricordo che anche negli anni 70 c'erano tanti, tanti ragazzi, tanti bambini, si giocava tutto il giorno fuori ed è, stato, è stata una stagione irripetibile, una, momenti pieni di gioia, pieni di emozioni, ti formavi e io ho sempre tenuto i contatti con, con i ragazzi di qua e quando torno qui li rivedo sempre con molto affetto, con molta gioia. Quindi uno dei doni fra i tanti eh, ricevuti da Don Giuseppe è stato anche quello, quello di eh, fare in modo che tu entrassi a far parte di questa comunità, che la sentissi un po' tua, che anche tu, torinese ma milanese, fossi un po' abruzzese. Sì, sì, mi ricordo che eh, con i bambini di qua, con i ragazzi di qua... I figli di 150, Filomena, Giovanna, Giovanni, Rosanna. Mi ricordo Michele Michele Servi, Alberto Cuccagna. Tutti i ragazzi della mia età, o comunque più o meno. E mi ricordo che già dopo un mese che stavo qua cominciavo a parlare un po' fenese, anch'io. <ride> e diventavi forse Montanaro, anche un sì, po' tu. Qui, eh. qui siamo ai prati di Tivo. è il primo sulla sinistra. Eh, C'è mia mamma, mia zia. Sono foto sbiadite, foto in bianco e nero, ma che sono assolutamente vivissime. Adà, stai, mi stai commuovendo perché sento, vedete, si sente proprio la forza dell'emozione e, e, e davvero la trasmette. L'elemento centrale, l'ubi consista, ma è proprio questo: l'amore, un grandissimo amore. Ma eh, voi percepivate il ruolo che aveva eh, don Giuseppe Zilli? Perché era persona importantissima, l'hanno chiamato il manager per il Signore perché ha avuto un ruolo nella stampa cattolica di assoluto protagonismo. O vi sfuggiva questo aspetto collegato diciamo così, alla figura pubblica di don Giuseppe Zilli? Sai, un bambino, un ragazzino, non può cogliere gli aspetti più legati alla professione di un uomo così ma sicuramente puoi cogliere gli aspetti umani che fanno, fanno sì che tu capisca che è un, un uomo fuori dal comune. Mi ricordo quando alla fine delle, delle cene a casa rimanevano loro, i Paolini, a parlare e mi ricordo che, che era lui che comunque portava avanti tutto, portava avanti le decisioni. Don Zega, che è stato il suo vice direttore in quegli anni e poi è diventato direttore di Famiglia Cristiana, è stato, credo, uno dei suoi più grandi amici ed era... Una cosa sola con lui, ne ha raccolto l'eredità, l'ha portata avanti per tanti anni poi dopo. E io me lo ricordo sempre in macchina, Zilli, anche quando veniva qua a Fano non stava tanto, stava pochi giorni, vedeva tutti ma stava pochi giorni e poi ripartiva. E la sera che ha avuto l'incidente che prima avete nominato, sì. lo stavamo aspettando a casa. E lui arrivava da Alba perché ad Alba chiudeva il numero del giornale. Dorizzo lo sa di cosa sto parlando, cioè era, era, era una cosa che succedeva tutte le settimane e quella sera lo aspettavamo e Don Zega era molto nervoso perché tardava e non, non arrivava e ai tempi non c'erano i cellulari e questa attesa si faceva sempre più spasmodica eh, e a un certo punto hanno chiamato il casello di Binasco perché lui uscì di strada quella sera fra Binasco e Bereguardo e gli dissero che in effetti c'era stato un incidente e lì è iniziato un periodo bruttissimo perché lui è stato operato diverse volte, è stato tanti giorni in ospedale, diverse settimane, e non si sapeva come sarebbe andato a finire. E quando ha cominciato a riprendersi è stato lunghissimo, lunghissimo. E, e noi tutti abbiamo visto la trasformazione di un uomo che stava veramente soffrendo, era cambiato anche fisicamente. Però. Per ritornare a questa, a questa immagine che ho di lui e di lui in macchina, io la prima volta che ho visto Zilli, e oggi mentre venivo qua ho cercato di ricordarmi quando è stata la prima volta che l'ho incontrato, o, o perlomeno che mi ricordo di lui, ed è stato in macchina, un viaggio che abbiamo fatto in una macchina incredibile, che qualcuno forse si ricorda, la Citroën, lo squalo, la DS, quella macchina che si alzava da dietro. E già per, lui, per me era un, era un mito, no? il fatto che lui avesse questa macchina, e essere così vicino a lui. E abbiamo fatto un viaggio da Milano a Torino insieme. E quella è stata la prima volta che, lo, che mi ricordo di lui. Ecco, tutto qua. Grazie, Carlo. Grazie davvero. io La potremmo definire questa la carezza di tutti dolce sul cuore di carlo bertotti c'è un, un video vediamo anche il video eh, che è un autore televisivo mediaset molto importante allora vediamo un era video un uomo, ripeto gioioso eh, lui viveva e lavorava a milano ma d'estate non poteva non andare nel luogo dove era nato a fano adriano su aveva una casetta in montagna e un paesello dove lui era amatissimo accanto alla sua casetta abitava la comare caterina una signora di una certa età che l'aveva visto crescere e lui gli era, aff gli era affezionatissimo e sovente dava de delle cene sul uh, terrazzo invitava amici del posto amici che venivano da, arrivavano da Milano eh, i suoi giornalisti che... era un uomo che non, non poteva stare senza la compagnia la solitudine era il suo nemico e, ed era un uomo che emanava gioia perché era gioioso il suo sorriso non lo dimenticherò mai perché era spontaneo ed era anche un uomo molto generoso perché capiva, sapeva ascoltare e sapeva aiutare chi aveva dei momenti brutti nella vita capitano e lui è sempre stato accanto ai suoi giornalisti, ai suoi amici, forse perché era un prete, non lo so, di sicuro come uomo era eccezionale. Forse come sacerdote faceva il suo percorso, non lo so. Ma è sempre stato vicino, sempre aiutato in ogni modo che aveva bisogno di sostegno, di essere una guida anche se vogliamo. Era la mamma di Carlo Bertotti, don Giuseppe Zilli. Un uomo che sapeva ascoltare, che sapeva guidare e che sapeva carezzare. Don Giuseppe Gigli, come ogni direttore di giornale, ha tenuto dal 1969 al 1980 questa rubrica aperta ai lettori, i cui articoli sono stati raccolti e pubblicati in un volume dal titolo La parrocchia di carta. In quel rapporto epistolario con i suoi lettori, scopriamo la vera natura del suo pensiero. E rileviamo come le sue risposte siano senza tempo, sempre attuali, illuminanti. Domande semplici che svelano la fragilità dei suoi lettori, un po' come di tutti gli uomini, e il loro bisogno di essere guidati e rincuorati. Ma iniziamo con una risposta ad un lettore che gli chiede delle sue origini. Sono figlio di un pastore d'Abruzzo. Nato alle falde del Gran Sasso e vissuto per due terzi della vita tra Roma, Alba e Milano. Eh, tanto per essere chiaro, sono figlio di un pastore povero. No, altrimenti qualcuno si mette in testa che io sia figlio di uno di quei grossi possidenti, che so, di carri, tendoni mobili, vignaroli, migliaia di pecore. No, no. Mio padre di pecore non ne aveva nemmeno una. Arrivò a fare il buttero, infine il vergaro, il responsabile della gestione dei pastori, dei loro spostamenti, della spesa necessaria al loro mantenimento. Insomma, ci arrivò così tardi, però, che lo sbarco degli americani a Nettuno lasciò lui e mia madre giusto con gli stracci che avevano indosso. Il nonno in quella circostanza morì e fu sepolto tra le vittime della guerra nel cimitero di Genzano di Roma. Tutto questo comunque ha un valore relativo. La vita è di ognuno e gli strumenti per crescere sono l'onestà e l'impegno costante, portato avanti con una retta intenzione. Ma quando si nasce poveri, la vita è davvero dura. Eh sì, io lo so bene, perché sono nato povero. Ad un lettore che si lamenta del mondo in cui viviamo, Egli risponde il mondo è bello e brutto, bisogna solo saperlo interpretare. Il cristianesimo ci insegna a dare una valutazione ostimistica, sempre aperta alla speranza ed è quella che aiuta a vivere con maggiore soddisfazione. E poi lo invita a non dare retta alle chiacchiere nella generalità, rimarrà sempre vero che in questa valle di lacrime eh, si è sempre pronti a piangere volentieri. E a chi lo interroga su che cosa sia la felicità, egli risponde che la felicità consiste nel chiedere alla vita quello che ragionevolmente ci può dare, anche con l'aiuto talvolta di qualche irragionevolezza. Una lettrice invece è perplessa sul perché si desiderano tanto le cose che non si hanno e quando poi si possiedono non riescono mai a soddisfare o a renderci felici. Allora egli risponde così, eh, perché per lo spirito umano le cose finiscono di essere importanti appena si posseggono. Il nostro scopo in terra non può essere la conquista della felicità, ma la conquista dell'equilibrio che aiuta anche a sapersi accontentare. E chiudo con la risposta che dà ad una sedicenne che gli chiede quale sia l'età migliore della vita. Don Zilli scrive che l'età più bella è quella in cui finalmente un individuo si rende conto che tutte le età possono solo essere belle. Grazie, grazie infinite Vanessa Gravina. Adesso vorrei che mi raggiungesse qui sul, sul palco il direttore, abbiamo questa sera il direttore editoriale di Famiglia Cristiana, che è Don Antonio Rizzolo, a cui adesso la nostra splendida Valletta consegnerà il microfono. Don Antonio, buonasera, benvenuto a Fan Adriano. Grazie, buonasera. La patria a tutti. di Don Giuseppe Zilli. Il nostro don Antonio, direttore, devo chiamare direttore, direttore dal 10 dicembre 2016, è giusto? Sì. È giusto, è giusto. Allora, direttore, io, che ero un lettore di famiglia cristiana, come la eravamo tutti quanti in casa, ho continuato a leggerlo e un paio di anni fa, nella rubrica delle risposte ai lettori e ovviamente alle lettrici, lei scrive, credo fosse luglio di due anni fa. Lo storico direttore di Famiglia Cristiana è sempre stato per me un punto di riferimento, soprattutto per le sue risposte ai lettori. Ci vuole spiegare perché? Sì, perché per tanti motivi... La Famiglia Cristiana l'ho letta fin fino a quando ero bambino, tutto sommato, anche perché andavo a distribuirla nelle, nelle case, nella mia parrocchia, come hanno fatto tanti ragazzi eh, ai miei tempi. Si parla del fine degli anni 60, inizio degli anni '70. E, e stranamente, pur essendo un, un bambino, un ragazzo, leggevo abbastanza spesso le, eh, le lettere e le risposte di Donzilli. E poi ho avuto modo negli anni successivi, diciamo, perché eh, io don Zilli l'ho forse incontrato una volta, ma non ho un ricordo specifico per quanto, per quanto mi riguarda, quella, perché io sono entrato da ragazzo a Vicenza dai Paolini e un, è un anno siamo andati in gita. E nel percorso c'era anche eh, la sosta presso la redazione di Famiglia Cristiana. e Di quella sosta non ricordo Don Zilli. Mi ricordo Carla Ruffinelli, la zia di, eh, di Carlo Bertotti, che, abbiamo, sì, eh, che è venuto, che qui, è venuto qui, qui prima, eh, perché la sua stanza era piena di disegni, di, di ossacchiotti, di cose strane, insomma, eh, poi ho avuto modo di conoscerla bene anche poi negli anni successivi. Comunque eh, già allora leggevo, poi dopo... Ehm, quando poi sono entrato diciamo, formalmente nella Società San Paolo, ho fatto il percorso di studi, sono stato ordinato prete e così via, in particolare negli anni 90 eh, mi sono messo a leggere le raccolte eh, di, delle, delle lettere e delle risposte delle lettere, dei lettori e delle risposte di donzilli. C'era un, un, un cofanetto di tre volumi, eh, che, di cui non ricordo il titolo, ma più o meno dovrebbe essere la risposta del padre o colloquio col padre. Poi c'è stato un librettino che tra l'altro qui perché volevo farvi un piccolo assaggio: un ah. librettino che hanno raccolto eh, praticamente meno di un anno dopo la, la morte di Donzilli. Eh, per, per, eh, come ricordo, insomma, e poi successivamente, dopo la morte, è stato fatto questo grosso volume intitolato La Parrocchia no, di carta che, carta, che è un po' la somma di tutte le, le, le sue lettere. Ecco, ehm, le lettere mi sono sempre piaciute. In particolare, però mi piacevano le sue risposte brevi, anche perché era più facile da leggere, era più veloci, ma erano. Eh, come dire, straordinarie. E io allora non avrei mai immaginato, ma nemmeno lontanamente, che avrei poi un giorno, eh, come dire, eh, sarei stato un suo successore. Mm. Eh, in particolare, nel, nelle risposte al, um, ai lettori eh, che sono chiamate colloqui col padre perché non sono le classiche lettere al direttore con la risposta del direttore. Ma sono un colloquio intimo, amichevole, umano con un padre, con un padre spirituale, perché il direttore di Famiglia Cristiana, eh, allora come oggi, è un sacerdote, un prete. E' è per questo che c'è questo titolo, questa rubrica. E quindi eh, le persone, eh, io poi ho avuto modo, non soltanto quando sono diventato direttore, ma eh, aiutando il mio predecessore prima di, di, di preparare e di leggere le, risposte, le, le lettere dei lettori già, già in precedenza, e ci sono delle degli spaccati di vita straordinari che spesso non si possono nemmeno pubblicare perché o oh, sono eccessivamente lunghe o perché le, il, la persona non vuole che la lettera venga pubblicata. Eh, perché a volte mettendosi a scrivere uno tira fuori tutto quello che ha dentro, tira fuori veramente quello che è il proprio cuore, eh, cosa che non riuscirebbe mai a fare semplicemente parlando o interloquendo a tu per tu. Eh, vabbè, vorrei leggere un paio di, di risposte Come? brevi di, di Donzilli. qualcuna è già stata citata anche prima: Devo togliere gli occhiali, perché alcune sono veramente: diciamo, forse micidiali. Una eh, abbastanza cattiva, diciamo così. Eh, questo giovanotto intraprendente così si firma. Dice, mi pappo le donne come i piatti di pasta e fagioli che facciamo in Veneto. Io, tra l'altro, sono a veneto. Ma, vabbè. Ma, non mica tanti, ma non ho mica tanti rimorsi, sa? Risposta di Donzilli. Non si può chiedere a un animale di riflettere su se stesso. Però qualcosa di più positivo. Eh, qual è la donna ideale? Questa è la domanda. È la risposta quella che ti piace. Per la conico, in questo caso. Era bellissima. Eh. Una ne ho anche io, sai? Ho 40 anni, beh io ne ho un po' di più, ma comunque il lettore scrive, Enrico, ho 40 anni e sono deluso. Risposta, è normale. e c'è questa ragazza ventenne che scrive se sono ancora qui il merito è tuo padre sì perché ho tentato due volte il suicidio e due volte il buon Dio mi ha fermata attraverso le tue parole però non ho ancora capito se devo dirti grazie o incavolarmi con te risposta incavolati pure con me ragazza mia ma campa perché la vita è una cosa meravigliosa devi solo interpretarla con più ottimismo Per alcune cose ricorda un po' Ennio Flaiano. Eh. <ride> la domanda di un uomo di mezza età: Qual è, padre, la prova più difficile che hai dovuto affrontare nella tua vita? Risposta: La prova più difficile? Quando, uscendo dai fumi della giovinezza, mi accorsi per la prima volta che non ero niente di speciale ma in realtà diciamo che non è proprio vero. Vi cito un'ultima eh, un risposta breve eh, che non è in questo libretto ma si trova nel, nel libro La parrocchia di carta. La lettera è molto lunga ed è in sostanza la lettera di una, eh, di una, di una ragazza che è, che è incinta e che per tutta una serie di motivi che, che come dire, spiega in maniera molto dettagliata, e elaborata, ha deciso di abortire. Eh, la risposta di Don Zilli è veramente straordinaria, è una, una riga. Lo faccio a questo bambino e me lo porti qui. E la cosa straordinaria è che il bambino è nato. E, le, e, le, e Questa ragazza, questa signora, come la madre, è andata in redazione a, far, a presentare, a mostrare il bambino. Al nostro Don Giuseppe Zilli, che que questa io non sono capace di essere così sintetico ed esprimere in una sola parola tutta l'umanità, tutto il sentimento e anche la, la capacità di eh, come dire, interloquire direttamente con quella che è la domanda della persona che, che si rivolge con, con il cuore aperto o comunque eh, con tutta se stessa a, al padre, eh, ai colloqui col padre. Comunque, Don Rizzolo è anche molto simpatico come potete vedere eh? ce n'è una di queste lettere mh, che credo possa andare bene anche a lei adesso che è direttore e Zilli scriveva in una delle sue risposte un uomo senza problemi da risolvere è un imbecille quindi non è lei. le cantava io vorrei augurarmi soltanto che le soluzioni e il conforto che trovo nelle lettere di coloro che mi scrivano li trovassero anche i lettori nelle mie risposte. Credo vada, valga pure per lei. Va assolutamente bene. Eh, devo dire l'ho pure citata questa risposta eh, insieme a un'altra, eh, sempre di Donzilli. Eh, L'anno scorso, credo, rispondendo appunto a un lettore, eh, mi piaceva proprio citare. Cito l'altra oltre a questa. Eh, sostanzialmente, Donzilli diceva. La cosa più importante di questa rubrica non sono le mie risposte, ma sono le lettere dei lettori. Ed è, se lo diceva Don Zilli, che le cui risposte erano straordinarie, a maggior ragione devo dirlo io, ma è, è realmente così. È così. Allora, noi adesso ci spostiamo, ci mettiamo qui perché chiedo alla nostra, alla nostra Vanessa di leggere uno scritto che racchiude la visione giornalistica di Don Giuseppe Zilli e poi noi la commenteremo. Quindi ci spostiamo di qui e diamo subito il palco a Vanessa. La stampa cattolica ha poche possibilità di salvarsi se non ha chiari i criteri con cui deve essere fatta e i criteri non sono per gran parte diversi da quelli di tutt'altra stampa. Il giornale cattolico, infatti, comincia a vivere il giorno in cui i suoi editori decidono di farne un vero giornale. Questo principio sta alla base di ogni proseguimento di discorso, cioè fare un vero giornale. Significa assumerne tutte le caratteristiche proprie. Promozione, economia di mercato, professionalità, mezzi tecnici adeguati, rispetto delle regole del giornalismo professionale. Prima regola. Il giornale cattolico cristiano non è un giornale politico, non è al servizio di alcun partito né si confonde con una precisa forza politica. Per semplificare diremo che un giornale cattolico in Italia non è un giornale democristiano. Seconda regola. Il giornale cattolico non è un giornale clericale, dando a questo termine il senso restrittivo di giornale dei preti o della gerarchia o di difesa dei privilegi di una casta. Molti giornali che a tutt'oggi si dicono cattolici sono semplicemente dei giornali clericali. Terza regola. Il giornale cattolico non è un giornale di rottura, nel senso di interruzione del dialogo. Questo principio, valido sempre, rappresenta la vera ancora di salvezza nei momenti di lotta e di radicalizzazione come appunto oggi in Italia. Se per ogni battaglia perduta un giornale cattolico dovesse perdere anche la fetta degli oppositori, si ridurrebbe in breve tempo ad essere il foglio di quelli che non ne hanno bisogno. Il giornale cattolico non smette mai di usare comunque il linguaggio della carità, anche quando questo deve parlare con chiarezza. Quarta regola. Il giornale cattolico è palestra di opinione, come quasi tutti gli altri giornali, con riferimento alla luce ideale in cui si muove. Nessun argomento deve essere tabù. Le opinioni devono essere dibattute, confrontate, chiarite, disapprovate, ma sempre in termini di rispetto. Tutti devono poter intervenire, tutti devono potersi esporre. Sul giornale la politica del coprirsi e del coprire non serve più a nulla. Qualunque cosa può essere occorrendo, precisata, aggiornata, riveduta, corretta, ma sul giornale. In Italia, invece, si preferiscono ancora le vie gerarchiche, burocratiche, troppe persone, specie tra quelle quotate, non si espongono. E eh no. Un giornale cattolico, proprio perché utilizza un linguaggio giornalistico, non parla per definizioni o per avvisi, e perciò le precisazioni, oltre che possibili, sono a volte necessarie. In altre parole, bisogna augurarsi che in Italia ci siano meno persone tra gli lettori dei giornali cattolici che scrivono al Papa e ai vescovi e più persone che scrivono al loro giornale. Che modernità! Grazie. Grazie, grazie, grazie. Beh, caro direttore, ne abbiamo sentite, insomma, di belle ehm, frasi taglienti come la lama di un rasoio. Un commento? Beh, ci sarebbero tante cose da dire, cito solo questa, eh, come, come all'inizio, e cioè che nel mio piano editoriale, che ho presentato dopo qualche mese, è stato scelto come direttore ho citato ampiamente questo brano perché diciamo almeno per me è un classico ed è anche un punto di riferimento una delle cose che ricordo è questa che voglio sottolineare è questa il giornale, il giornale cattolico è un giornale e questa idea che oggi può sembrare banale in realtà era, era ma è anche oggi fondamentale cioè un giornale è, deve essere fatto con tutti i crismi del giornalismo, eh, della professionalità, eh, con, le, con le migliori eh, risorse, con le migliori tecniche. Bisogna fare un giornale che sia tale, che sia piacevole in quanto tale, non perché non, non deve essere acquistato, ma adesso questo non avviene più, ma insomma non deve essere acquistato perché siccome io sono un cattolico, magari sono anche molto devoto, allora acquisto il giornale, di cui poi non mi importa quasi nulla magari. Lo devo acquistare perché sono interessato, perché trovo delle cose che mi, ehm, che, che, mi, che mi riguardano, che mi fanno riflettere, che mi fanno magari arrabbiare, ma con cui posso confrontarmi, dialogare e così via. L'altro aspetto appunto che emerge in quel testo di Don Zilli è la, eh, il dialogo, la necessità di dialogare sempre, nel massimo rispetto, ma eh, nel non aver paura neanche di affrontare questioni magari particolarmente scottanti. Dietro c'è anche su Don Zilli non lo so veramente ma certamente è qualcosa che ha riguardato anche Don Zega ed era un metodo classico che avveniva negli ambienti clericali o negli ambienti ecclesiastici eh, in parte anche adesso cioè quando qualcuno eh, riteneva che un articolo un intervento, una risposta qualsiasi cosa, su famiglia cristiana ma il discorso valeva anche per le altre riviste paoline, non andasse bene eh, ci fosse qualcosa di sbagliato, eh, magari addirittura di eretico, questa persona non scriveva al, eh, al giornale, al direttore, alla redazione, ma al vescovo, alla santa sede, perché intervenisse. E allora qualche volta, è capitato anche a me, ma allora ero direttore di un'altra rivista che... Che esiste tuttora, si chiama Vita Pastorale, è stato fatto pervenire dal Vaticano eh, peraltro in maniera assurda, cioè praticamente in forma anonima, eh, una rimostranza su una risposta di un collaboratore data sul giornale. La stessa cosa era capitata, me lo ricordo benissimo, a Donzega, eh, di solito il Superiore Generale a cui, perché non veniva dalla Santa Sede o dal Vescovo, eh, mandata, man, mandato il richiamo. Eh, o la, la richiesta di rettifica al direttore del giornale veniva mandata al superior generale della congregazione, il quale poi, come è capitato con me, telefona e dice: Guarda, è arrivata sta cosa, ma sì, vabbè, non preoccuparti, comunque, e me l'ha girata. E. Allora, Don Zilli giustamente e correttamente, già allora, ma la cosa vale anche adesso, anche se queste cose più o meno penso non avvengano più, diceva che bisogna, come dire, rivolgersi direttamente all'interessato, ma a volte credo capiti a ciascuno di noi di cercare la via traversa per indurre qualcuno a fare una cosa o a rettificare o a cambiare, ma senza avere il coraggio di dirlo apertamente, di rivolgersi direttamente a questa persona, in questo caso il direttore di un giornale. E ecco, questa è un'altra delle tante cose che in quel, in quel testo che è stato letto, che secondo me è bellissimo e va, andrebbe riscoperto, è applicato forse anche ad altre realtà che non sono soltanto quella di chi fa giornali, perché un giornale cattolico secondo quello che dice Don Zilli ha delle caratteristiche particolari e proprie ma anche tutto ciò che come dire, è un'opera cattolica eh, o anche in generale un'opera eh, diciamo anche di bene deve essere fatta bene deve essere fatta in modo tale che, sia, eh, che ci sia eh, la correttezza che ci, sia, eh, che, ci, che ci si assumano le responsabilità e forse questo eh, insegnamento di Donzilli, anzi sicuramente questo insegnamento di Donzilli riguarda il giornale cattolico, riguarda tante attività cattoliche o meno ed è sicuramente attualissimo. Grazie direttore, ho in, in serbo per lei e per il nostro pubblico due straordinari video che adesso vedremo insieme che naturalmente verranno inviati. Qui si ripercorre un po' la storia di Famiglia Cristiana. Eh? Festa grande ad Alba per la cerimonia inaugurale dei nuovi impianti per la stampa del settimanale La Famiglia Cristiana, edito dalla Pia Società San Paolo, una benemerita congregazione religiosa nel campo delle attività culturali e artistiche fondata nel 1914 da Don Giacomo Alberione, che ora rivolge parole di benvenuto a autorità e pubblico convenuti per l'eccezionale evento. Il pontefice ha fatto pervenire il suo autografo voto augurale. Hanno preso la parola tra gli altri Don Giuseppe Zilli, direttore della Famiglia Cristiana e l'onorevole Manzini, presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, che si è detto felice di trovarsi nella fucina del più diffuso settimanale cattolico del mondo. Ecco, è il momento più importante per la vita del nuovo impianto. Don Alberione preme un bottone e le rotative cominciano a funzionare. La Famiglia Cristiana ha compiuto 35 anni di vita. Quanto cammino dal lontano 1931. Nel 61 ha festeggiato il traguardo di un milione di copie. Oggi la tiratura è di un milione e settecentomila copie che raggiungono ogni paese d'Italia. Una rivista in rotocalco, moderna e aggiornata, che porta nelle famiglie il messaggio eterno di Gesù. Quello era il primo video. Io vorrei ricordare che mh, Famiglia Cristiana con eh, Don Giuseppe Disilli diventa un settimanale sempre più attento ai mutamenti della società. Avrebbe raggiunto nel 1956 le 750.000 copie settimanali, salendo a 900.000 nel 1959. Per raggiungere, guardate la progressione straordinaria. Per raggiungere il milione di copie nel 1961, e quindi dieci anni dopo, nel 1971, due milioni e mezzo di copie. E in questo video Tonzilli era proprio lì, in prima, in prima linea, vero direttore? Sì, eh, questo è tra l'altro la prima volta che vedo questo, questo video, mi fa molto piacere che sia stato proiettato, eh, Inaugurazione praticamente dello stabilimento di Alba e della prima rotativa perché veniva stampato il giornale in rotocalco e appunto Don Alberione che ovviamente è molto anziano è morto nel 1971, appunto 50 anni fa a novembre e Don Alberione, ricordo questo aneddoto Don Alberione è sempre stato uno che pensava in grande, pensava al futuro quando è stato progettato lo stabilimento eh, dove veniva stampata Famiglia Cristiana, addirittura Don Alberione dice: Ma non abbiamo forse un po' esagerato, eh, perché eh, in questo senso c'è stato un incontro tra eh, la visionarietà di Don Alberione e la visionarietà di Don Zilli. Eh, che diciamo, in, questo, in questo caso si sono incontrate e lo stabilimento di Famiglia Cristiana, eh, lo strumento rotocalcografico, eh, ne, era, ne, ne è in qualche modo la testimonianza. Purtroppo poi le cose nel tempo sono cambiate in, in tanti sensi: adesso Famiglia Cristiana non è più stampata lì e un po' fa dolere il cuore questa cosa, eh, però insomma è stato scelto di puntare sulla redazione e un po' meno sull'aspetto sull più di stampa tipografica o rotocalcografica in questo caso del, del giornale. Direttore, ho in serbo un'altra sorpresa perché noi questa sera ci siamo preparati e abbiamo rovistato in quella che è una sorta di eh, suda bizantina, di questa miniera perché la storia si fa attraverso i documenti cartacei ma oramai anche attraverso le immagini e come nel caso che vedremo fra poco attraverso un nuovo video che è del 28 settembre 1967. Proseguiamo con la storia di Famiglia Cristiana. Durante un giro di visite in Piemonte il Presidente del Consiglio Onorevole Moro si è recato negli stabilimenti tipografici della Pia Società San Paolo di Alba dove si stampa il più diffuso settimanale cattolico del mondo. L'Onorevole Moro ha percorso i vari settori dello stabilimento interessandosi allo svolgimento del lavoro e intrattenendosi a colloquio con le maestranze. Il rotocalco, che per la sola edizione italiana tira 1.700.000 copie, è nato 12 anni fa. Per stamparlo vengono usati ogni settimana oltre 20 quintali di inchiostro e più di 3.000 quintali di carta. Don Giovanni Tomatis, a nome della casa madre di Alba, porge il benvenuto all'ospite, il direttore del settimanale Don Giuseppe Zilli. Ha tracciato quindi brevemente la storia del giornale, mettendo in risalto che esso svolge opera meritoria di educazione morale e culturale anche all'estero, tra le numerose colonie dei nostri emigrati. La diffusione del settimanale della Pia Società San Paolo è al terzo posto tra tutte le riviste d'Europa. Ogni settimana le copie partono da Alba in ben 28 vagoni ferroviari. Il Presidente del Consiglio ha ringraziato i sacerdoti della San Paolo e le maestranze dello stabilimento per la calorosa accoglienza. E si è vivamente complimentato con tutti per la preziosa attività che essi svolgono in ogni continente dedicandosi all'apostolato cristiano per mezzo della stampa. Beh, è storia d'Italia. È la nostra storia. È la storia di un grande protagonista del giornalismo. La storia di una testata prestigiosa di cui è direttore. Il nostro Don Antonio, e mh, abbiamo visto queste un commento per questo secondo video. Ma, eh, beh, intanto è ovvio che arriva il presidente del consiglio, allora l'onorevole Aldo Moro. E, come dire, i politici sempre in qualche modo cercano di eh, avere un legame più o meno forte anche con le testate. però come diceva, eh, abbiamo sentito prima Donzilli, il settimanale il giornale Cattolico. È cristiano, ma non democristiano, e quindi bisogna sempre essere come dire super partes. Ma mi, è venuto in mente, mi sono venuti in mente due piccolissimi aneddoti riguardanti Don Zilli ad Alba, ovviamente eh, che mi sono stati raccontati. Uno è, è il fatto che lui, fin da quando era lì ad Alba, prima appunto come insegnante, poi direttore di Famiglia Cristiana, eh, non mi ricordo che ora fosse, comunque la messa da lui presieduta nel Tempio di San Paolo, che è la chiesa paolina eh, che si trova appunto ad Alba. Alba è la città del Piemonte, provincia di Cuno, dove è nata la congregazione nel 1914. E era sempre affollatissima perché lui sapeva incantare evidentemente non soltanto quando poi ha cominciato a scrivere, eh, ma anche quando, quando parlava. E sarebbe interessante, magari, se si riuscissero anche a recuperare almeno alcune delle sue omelie. Possiamo provarci. È eh, un'idea. L'altro aneddoto è che, comunque, eh, anche quando poi la redazione si è spostata a Milano e lo stesso Donzile si è spostato a Milano, il legame con Alba è sempre rimasto. Un po' per necessità perché per chiudere il giornale loro non c'erano le tecnologie di oggi, bisognava essere preferibilmente dove veniva poi stampato e quindi eh, Don Zilli stava ad alba a chiudere il giornale. Ma in particolare ad alba eh, lui, come poi ha fatto per tantissimi anni anche Don Zega, eh, come dire, continuando la tradizione, si recava per scrivere o per concludere, per sistemare le risposte dei colloqui col padre. E eh, qui c'è un, particola un particolare a proposito di questa rubrica che forse non è così noto, eh, e cioè che lui eh, nelle sue risposte, che sono belle, chiare, limpide, era molto tormentato in realtà. Raccontano che stava lì fino all'ultimo momento per poter eh, eh, correggere le bozze, sistemare, cambiare qualche parola e così via. E poi quando partiva in macchina per tornare a Milano si fermava una, addirittura due volte, per dire no, cambiami quella parola perché non va bene, eh, aggiustami questo, questo particolare. Quindi eh, era molto tormentato da questo punto di vista nel dare la risposta perché ci teneva veramente, era, veramente, metteva tutto se stesso in questo, in questo impegno. Allora, non rimanga qua, direttore, perché adesso passiamo a un, un altro aspetto, però io intanto voglio ricordare che dobbiamo gratitudine per questi video che abbiamo potuto vedere, dobbiamo gratitudine all'Istituto Luce e in modo particolare al Presidente, Presidente dell'Istituto Luce che è Chiara Sbarigia e sempre dell'Istituto Luce un grazie veramente di cuore perché reperire questa, questa documentazione facile non è stato, a Cristiano Migliorelli e a Pasquale Cuzzupoli per averci gentilmente e Fa la differenza, gratuitamente concesso l'utilizzo di questi due video storici. Beh, eh, quando dicevo che mh, Giuseppe Zilli è un'orma non lasciata sulla battigia, eh, non dicevo una cosa sbagliata perché, mh, perché Giuseppe Zilli, Don Giuseppe Zilli, ha continuato a far bene anche dopo morto in qualche maniera. Perché proprio all'indomani della sua morte prematura, quindi nel 1980, un gruppo di suoi confratelli e di amici eh, decise di far eh, nascere in sua memoria l'associazione Donzilli per la famiglia e le comunicazioni sociali, con lo scopo di mantenere vivi gli ideali ai quali egli si era sempre ispirato. E l'associazione, grazie alla generosità dei lettori, aiuta le famiglie in difficoltà attraverso il caso della settimana, che è la presentazione proprio sulle pagine di, di, di Famiglia Cristiana di una situazione particolarmente gravosa per malattia o indigenza. Io ne ho letto tante, sono veramente situazioni drammatiche il più delle volte e la cui autenticità, perché tutti potrebbero no, appalesare o dichiarare di avere una situazione, no, l'autenticità viene accertata tramite i parroci o la Caritas, quindi c'è la, la serietà che invocava don Giuseppe Zilli. E fino ad oggi, pensate, sono stati devoluti più di 20 milioni di euro. Ecco, don Antonio, io vorrei che ci dicesse qualcosa in più relativamente a questa associazione. Allora, l'associazione Donzilli, appunto per la famiglia e comunicazioni, come è stato già accennato eh, a questi due elementi nel, nel, nel suo, nella, nella sua missione o mission, come si usa a dire oggi, e cioè l'attenzione alla famiglia, e in questo senso eh, sostiene in modo particolare il Centro Internazionale Studi Famiglia, eh, che è appunto strettamente collegato all'associazione Donzilli, che diciamo, è un'istituzione molto importante e significativa, eh, per, tra le altre cose. E a sempre a livello anche scientifico, eh, pubblica ogni due anni un rapporto sulla famiglia in Italia, che è un punto di riferimento per tutti gli studiosi eh, della realtà familiare. E poi c'è l'altro aspetto, appunto, delle comunicazioni sociali, ma in particolare, c'è eh, questa realtà del caso della settimana. Eh, oltre al fatto che appunto, tutti i casi che vengono segnalati. Più altri che non vengono pubblicati, ma qui eh, diamo comunque un aiuto sempre tramite quello che viene attraverso i lettori perché alcuni non, 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 non specificano, ma lo danno semplicemente all'associazione il loro contributo. Eh, quindi aiutiamo anche altri che non vengono citati nel, eh, sul giornale. Eh, non soltanto vengono segnalati dai parroci o dalla Caritas, ma devono mandare anche tutta la documentazione, quindi c'è una, una nostra segreteria che controlla. Anche diciamo che non sia semplicemente una segnalazione di qualcuno che sembra aver bisogno ma non ne ha, e mentre verrebbe privato qualcun altro che invece è in grave in stato di necessità. Eh, ci sono due elementi che a me colpiscono sempre di questa piccola rubrica che è ormai è una tradizione che appunto ha aiutato tantissime persone. Il primo è che c'è tantissima sofferenza e eh, sarebbe da leggere le, le lettere le risposte di Donzilli eh, o quello che lui ha scritto dopo l'incidente dove ha sperimentato in prima persona che cosa vuol dire soffrire, per esempio c'è in un credo che sia nella sua ultima omelia dove dice che lui mentre era lì in ospedale gridava e l'infermiere gli diceva "Ma come, tu che sei un prete e gridi urli?" Certo, dice, se tu mi fai male io grido, se tu invece non mi fai male io non grido, perché sono un uomo come te. Ah, certo. E questo è anche un altro elemento caratteristico straordinario. Comunque, eh, Don Zilli aveva fortemente, soprattutto dopo l'incidente, in quel bel periodo in cui è rimasto ancora in vita, ehm, una grande attenzione verso chi, chi soffre, anche da, da questo punto di vista, il caso della settimana rappresenta l'amore, l'umanità di Donzilli che eh, continua, che, che, che viene portato avanti. Dall'altra parte ci sono i lettori che contribuiscono, che mandano qualcuno pochi euro, qualcuno di più, qualcuno ogni tanto manda anche delle cifre molto consistenti. E, questo a significare che c'è ancora una grandissima generosità eh, nel nostro popolo, nel popolo italiano, tra i lettori di famiglia cristiana in modo particolare. E a volte il bene non viene ricordato, ce ne dimentichiamo, ci sembra che anche perché magari i media oggi noi cerchiamo di non farlo con famiglia cristiana, ma insomma parlano sempre delle cose che non vanno, e, e assassini, omicidi, tragedie, vabbè. C'è tanto bene e questo piccolo spaccato del caso della settimana intitolato a Don Giuseppe Zilli, legato all'associazione Don Zilli, è una testimonianza del bene che esiste e che anche dentro ciascuno di noi in realtà esiste. Grazie, grazie davvero, grazie di cuore Don Antonio, grazie infinite, veramente grazie a, tutti. Un... Grazie a Famiglia Cristiana, grazie a Don Zilli e adesso una nuova lettura con la nostra Vanessa Gravina. I suoi lettori esprimono dubbi su Dio, sulla religione, sul matrimonio. <ride> Ed egli scrive che il dubbio è solo un tormento, non una negazione. In effetti Dio ci si presenta abbastanza lontano per non essere spinti a dubitarne e abbastanza vicino per non sentire bisogno di invocarlo. Il non credente che non fa un vanto della sua incredulità è come se fosse credente perché con la sua umiltà rende possibile il dono della fede che solo Dio può dare. E sulle paure dell'inferno e della dannazione eterna, Don Zilli risponde che l'inferno non è un luogo in cui bisogna cacciare ad ogni costo qualcuno ma è uno stato dello spirito incallito in un rifiuto che la morte fissa per sempre, vale a dire il rifiuto dell'amore e della speranza di un Dio giusto e misericordioso. Oggi nessun sacerdote minaccia più l'inferno, probabilmente perché oggi l'inferno è già... Troppo presente in mezzo a noi per poterlo riproporre di continuo in termini di eternità, come un efficace argomento di richiamo. È molto più redentivo il pensiero della salvezza per gli uomini che dimostrino quel minimo di buona volontà. I sacerdoti sono diventati anche più realisti, alla gente che va in chiesa la domenica. Dopo una settimana di fatiche, di tormenti, di incomprensioni in famiglia, di preoccupazioni, di paure, di piccoli e grandi rimorsi per le cose sbagliate, eh, bisogna parlare di un Dio dell'amore e eh, non più di un Dio castigamatti. L'inferno è in realtà l'odio che ci portiamo nel cuore e che viene fissato nell'eternità se non riusciamo a estirparlo prima di morire. Un lettore scrive, orbene, tra qualche tempo dovrò prendere moglie, e lo dico a malincuore, perché amo soprattutto la libertà e la mia tranquillità. Lei sa bene che uno scapolo è un uomo solo, privo di cuore, di affetto e quando invecchia per lui c'è solo un ospizio. Dunque che moglie dovrei prendermi secondo lei? Io odio la donna intellettuale, aborro la femminista e quel tipo di donna che si crede politicamente impegnata. Amo la donna che conserva le antiche virtù, l'amore per la casa, L'affetto per il marito, e non ultima, l'arte culinaria. Vorrei una donna obbediente, ma non stupida, capace di soddisfarmi anche nei miei intimi desideri. Una femmina, insomma, senza troppi grilli per la testa. Ecco, vedi, ora che le ho esposto il tipo di donna che mi potrebbe soddisfare, mi dica lei se tra il suo gregge posso trovare qualcosa di simile. La risposta di Don Giuseppe Gilli è di una bellezza e insieme di una durezza esemplare e ci dimostra quanto sia attuale il suo pensiero. Ecco le sue parole. Intanto io non ho un gregge. Ho visto da ragazzo i proprietari di bestiame, pecore, cavalli, mucche che quando facevano nuovi acquisti passavano tra le mandrie osservando attentamente, tastando, dando grandi manate. Ho visto poi gli stessi gesti fatti sulle spalle, sui polpacci, sul corpo degli uomini nei film americani, sulla tratta dei neri. E adesso davanti alla tua lettera... Mi sono tornate alla mente quelle scene, quelle manate, quell'atteggiamento da mandriano riguardo alle donne. Eh, tu non vuoi una moglie. Tu vuoi una femmina che debba soddisfarti, cucinare, lavare, stirare e non parlare. Tu vuoi una serva a disposizione, non una compagna alla pari. Tu vuoi un'aggiunta al capitale domestico. Non una persona che faccia tutt'uno con te stesso. Dunque, tu sei un uomo che, per i pensieri che hai, non la meriti una moglie. In termini umanamente, religiosamente più esatti, direi che non hai la vocazione per fare il marito. Nessuna donna dovrebbe sposare un uomo come te, perché è proprio l'elenco sempre più lungo delle rassegnate a convincere l'uomo di potersi comportare come un mandriano. Vedi, un uomo non è soltanto un maschio, una donna non è soltanto una femmina, e una moglie non è e non può essere nemmeno solo una creatura docile e disponibile come tu la vuoi. Devi farti le idee giuste prima di riprendere il discorso sul matrimonio. Se non ti scrolli di dosso un po' di vecchiume e tutta la tua spocchia, rischi grosso per il resto della tua vita. E concludo questa lettura con la richiesta di un consiglio, di un aiuto per ritrovare la voglia di vivere e tornare a sperare di essere felice. Egli risponde che la capacità degli altri di aiutarci è quasi sempre pari alla loro capacità di deluderci. E quindi per essere felici, nel limite del possibile, dipende solo da noi stessi. Maestro, maestro, lei ci regala delle emozioni straordinarie. È vero che è bello? È bellissimo, grazie, maestro. E dobbiamo ringraziare il sindaco di Fan Adriano che io invito a raggiungermi qui sul palco, il nostro Luigi Servi, il padrone di casa. Dov'è Dov Luigi? Eccolo qui, il grande sindaco di Fan Adriano. Signor grazie. Sindaco, grazie, grazie per Sandro, questa bella serata. Sindaco. Sandro è di parte. Vabbè, ah sono di parte, però grazie lo stesso. Facciamoglielo un applauso al Sindaco perché è veramente un luogo meraviglioso, una serata bellissima. Una settimana fa abbiamo dato la cittadinanza onoraria al professor Carantia. <ride> eh, vabbè, questo lo potevamo pure evitare. No, di dire. no, ma io voglio dire un'altra cosa. Lui credeva di cavarsela con poco, ma non sa. Impegno avrà nel prossimo futuro. Felice di farlo. Felice di farlo. è veramente la persona giusta per rappresentare Donzilli. Ah. Veramente sono tanti anni che ne parliamo insieme, anche quando non ero sindaco. L'ho rincorso. Dove lui presentava un libro ero io, anche con un buon signore, <ride> e quindi alla fine Sandro Sta con noi. Grazie Sindaco, ma siamo noi che ti dobbiamo ringraziare ci, per questa bella iniziativa. Allora, il Sindaco di Fano Adriano eh, sta puntando molto sulla valorizzazione del territorio eh, perché non solo sotto il profilo delle emergenze architettoniche, la tutela del paesaggio, ma la tutela del patrimonio immateriale. Eh, a parte la mia cittadinanza onoraria, invece ci tengo a ricordare quella che il Comune di Fano Adriano, grazie al sindaco, naturalmente tutta l'amministrazione, ha voluto conferire il 30 luglio scorso a una figura straordinaria di magistrato eroe Teramano, dimenticatissimo. Nel nostro Abruzzo che era Girolamo Minervini, c'è stato un conferimento di una cittadinanza onoraria ad honorem e fa onore questo al sindaco di Fanadriano e all'intera comunità di Fanadriano. Poi c'è stato un ricordo altrettanto bello, doveroso che è quello a un calciatore, un calciatore molto giovane, strappato prematuramente dalla sua esistenza, che era Andrea Servi, che ha lo stesso cognome del sindaco. Sì, sì Andrea Servi. A cui è stato dedicato il campo sportivo. Il campo sportivo. E siccome poi c'è qui il rettore dell'Università di Teramo, che io andrò poi a, a, ad intervistare molto brevemente il sindaco di Fanadriano ha anche in qualche maniera riscoperto un'altra figura prestigiosa eh, di Fanadriano che era quella di Naldo Maestrini che è stato professore di patologia aviare, storico della veterinaria, bibliofilo al quale ha preso l'impegno di dedicare una via e nell'occasione ci sarà una sorta di gemellaggio un incontro molto bello, un incontro d'anime anche perché certo. no. tra l'università degli studi di Teramo questa università del nostro territorio, alla quale siamo tutti molto legati, è l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ma questo, il già fatto e il da fare. È la serata però di Don Giuseppe Zilli, quindi sindaco, certamente, assolutamente sì. Ecco, ha avuto è questa la... idea straordinaria. Ma certamente, lo avete ricordato già dignitosamente, personaggi più illustri di me di cosa è stato e cos'è Don Giuseppe Zilli. Quindi pertanto saluto il direttore di Famiglia Cristiana, Don Rizzolo, il condirettore. Saluto l'Onorevole Luisa Reggimenti, grazie. La presidente della Fondazione Tercas, che non finirò mai di ringraziare. Perché Presidente avere la fondazione che dall'inizio ha sposato questo progetto. È veramente una cosa che onora la nostra piccola comunità. Ma, come abbiamo ricordato nelle varie conferenze, la, mi devo complimentare perché la fondazione Tercas è da anni presente a fianco dei territori. Territori interni, perché qui siamo in un territorio interno. E quando si parla di territorio interno, si usano aggettivi come disagiati, sfavorevoli. Per cui io faccio fatica a considerare un territorio svantaggiato come quello che stasera è qui. Certamente gli svantaggi ci sono, ma sono infrastrutturali e ci sono altri problemi. Però, come vedete, qui siamo in un paradiso terrestre. Don Giuseppe Zilli, io mi limito a un ricordo, posso dire che sono stato fortunato perché ho conosciuto Don Giuseppe Zilli. Abitavamo nella stessa piazza, Piazza San Rocco, quindi eravamo di rimpettai e quindi noi bambini lo abbiamo conosciuto e il mio ricordo va molti anni fa, quando appunto tornava e riecheggiava nel borgo è tornato Don Giuseppe, è tornato Don Giuseppe e quindi tutti noi in processione, bambini, andavamo nella casa. Ed ecco che usciva questo omone questo talare vestito di nero però dal tratto gentile incuteva un po' di, di timore perché uomo alto e così, ma poi lui ci abbracciava e quindi era una gioia. E poi quando sbirciavamo, perché davanti alla Chiesa di San Rocco, proprio davanti a sua casa c'è la Chiesa di San Rocco, e quindi lui officiava le sue messe religiose. E quindi noi bambini eravamo colpiti e stavamo lì tutto il periodo ad assistere. Quindi è un ricordo. E poi tralascio la il, il ricordo di, del 1980 quando arriva la notizia che Don Giuseppe ci, ci aveva lasciato. Quindi è un bellissimo ricordo. Eh, signor Sindaco, è un bellissimo ricordo che lei ha fatto in modo che non fosse solo un ricordo di pochi, ma un ricordo di molti e che venisse... Eh, come dire, adeguatamente, eh, adeguatamente onorato e rievocato con questa bella manifestazione che però non sarà la sola, poi diremo anche che cosa accadrà, però ci troviamo in questo luogo che è un luogo non solo di personaggi illustri, come ho detto prima, ma un luogo di bellezze, un luogo di arte, un luogo in cui palpita. Quella forza nascosta e sapienziale che ci hanno lasciato i secoli srotolanti. Allora Sandro, questo tu non lo sai, però mi devi concedere un minuto. Sì. L'ho scritto per non dimenticare ogni parola. Va bene. Sandro non sapeva niente. Io non so niente, spero che il regista poi non mi meni. Assolutamente. <ride> È una cosa che ho scritto dedicato proprio a questo nostro eremo. Ci sono luoghi. Capaci di creare armonia, spazi che hanno il potere di farci entrare in un magico equilibrio con il creato. Frusci di foglie, l'unico suono udibile è la voce del silenzio e di se stessi. Questi sono i luoghi dell'esistenza, natura e nulla più. Silenzio. Vox umani, vox dei, avvolge ammanta questo paradiso terrestre prospicente al colle san marcello appare questa bellissima e a noi tanto cara chiesa dedicata alla santa maria dell'assunta benvenuti in questo luogo dell'esistenza benvenuti a fano adriano grazie sindaco Fanno Adriano, la grazia tranquilla, un luogo da amare e respirare sorso a sorso. Ma adesso ritorniamo a Don Giuseppe Zilli, che lo vediamo qui, però ci dovrebbe essere anche qualche cosa al posto di questa immagine che lo ritrae. Dovrebbe essere un logo. Un logo che io chiedo alla regia di inviare, perché? Perché quel logo è collegato a Qualcosa, qualcosa che riguarda sempre Don Giuseppe Zilli, eh, eccolo qui. Che cos'è, signor Sindaco, questo premio Giuseppe Zilli per il giornalismo? Allora eh, diciamolo, diciamolo a chi ci, chi ci sta ascoltando e chi ci sta seguendo. Allora, come potete vedere, premio Giuseppe Zilli per il giornalismo. Questa è la prima serata dove siamo andati a ricordare Don Giuseppe Zilli. Ma da qui partirà veramente un premio giornalistico nazionale che sarà poi realizzato, credo, il prossimo luglio del 2022. E appunto avremo giornalisti veramente di rango nazionale. Stasera già ne abbiamo tanti. Ringrazio fra tutti il presidente Pallotta, ma tanti altri: Simone Campacorta. C'è antimo amore, sicuramente dimenticherò qualcuno, ma veramente è un premio giornalistico. E qui torno a ringraziare la presidente Tiziana Di Sante perché veramente da subito ha cavalcato questo importantissimo premio. Quindi, Sandro, grazie, veramente è un buon lavoro a tutti. Abbiamo tutto quello che vogliamo. Per considerare gli uomini la vita una miserabile cosa, un'avventura senza speranza, ma sarebbe una forma di disonestà verso noi stessi. La vita non è soltanto male, anzi, non può esserlo... Per il fatto stesso che riesco a pensare, per il fatto stesso che riesco a sorridere, a desiderare, a contemplare, a emozionare. Questa dura esistenza che ti permette di vedere la luce e di amare è sovranamente al di sopra di tutte le miserie che ci toccano da vicino. Non c'è nulla che mi possa togliere la gioia di un mattino mentre osservo i campi coperti di rugiada. Nulla che guagli il sorriso di un bambino, lo sbocciare di un fiore, il momento sublime in cui ti senti dire per la prima volta ti amo. O l'attimo di struggente tenerezza quando ti senti chiamare mamma. La vita è tremenda soltanto quando ci si rassegna a essere dei rami secchi, senza rumore, aridi, quando ci si lascia travolgere dall'interpretazione maligna, quando ci si crede e quando si crede che gli altri abbiano avuto più di noi e non si guarda a tutti quelli che hanno avuto di meno. La gioia di vivere può essere spontanea se ci si lascia condurre dalla natura umana, ma questo dipende soprattutto dalla nostra volontà di scoprirla.